Giunti alla quinta ed ultima giornata dello Shaka Film Fest, sono in compagnia di Sino Caracappa, il direttore artistico, e Fabrizio Della Costa per il giornale online Nenti Sapia. Siamo raggiunti alla quinta giornata dello Shaka Film Fest e finisce quest'oggi la manifestazione, però è un grande traguardo per lo Shaka Film Fest perché siamo alla quinta edizione, un ottimo traguardo per qualsiasi manifestazione, però non è l'unico traguardo raggiunto quest'oggi sono i 230 anni di cinema e quindi partiamo subito con la domanda: come ci si sente ad aver raggiunto 30 anni di cinema, quali sono le tue considerazioni ad oggi? Intanto mi stai facendo una sorpresa, perché questa cosa la sanno poche persone. E come ci si sente? Io sono carico d'entusiasmo come lo ero 30 anni fa, con la differenza che prima dovevo chiedere tante cose, e quindi anche la possibilità di andare a fare una programmazione nuova per la città di Sciacca, così come è stata per partire dai tempi dell'Arena Micron. Adesso non devo chiedere, ma tanta gente mi chiede. Però siccome mi metto nei panni di chi come me ai tempi ha chiesto, io valuto e sono molto attento, perché è linfa vitale per il cinema tutto quello che, di nuovo, che viene proposto. Sono 30 anni, sono veramente tanti, no? Però dopo questi 30 anni, dopo una quinta edizione, quali sono le prospettive future per te e per lo Shaka Film Fest? Le prospettive per me, per lo Shaka Film Fest e per la città, io voglio che coincidano. Nel senso che io voglio che Sciacca diventi un polo famoso anche per il cinema. Oddio, non sognerò mai di fare una piccola cinecittà, però mi piacerebbe che si potessero sviluppare tutta una serie di attività attorno al cinema, a tutta la filiera del cinema, quindi a partire dalla produzione, dalla realizzazione, dal casting, dalla recitazione, eccetera. Mettendo insieme tante di quelle risorse umane che questa città per fortuna ha, e poi pensare di volere caratterizzare Sciacca laddove altri degli anni 60, mi riferivo a Germi e ancora prima, l'hanno fatta, perché non farla noi? Cioè, chiaramente io auspico di poter girare o di poter produrre un grande film, così come è stato per Germi, che ha celebrato la nostra città, momenti di costumi, la storia della mafia intercalata al western. Come dire, mi piacerebbe contaminare una serie di cose che potessero dare lustro alla nostra città. Bene, questo si potrà fare nel momento in cui si acquisirà la consapevolezza che il cinema può essere anche un momento, uno strumento di sviluppo per la nostra città. Tu, che in tutti questi anni sei stato immerso nel mondo del cinema, come credi che il cinema si sia evoluto in tutti questi anni? Come è diventato e come diventerà, secondo te? Quali sono, a tua opinione, le più grandi trasformazioni che ha subito il mondo del cinema in questi anni? Beh, sono due. Uno è la maniera di fruire il cinema. Due è l'avvento del digitale, che ha praticamente scombussolato il mondo del cinema. Il primo, la maniera di fruire il cinema. Il cinema prima si fruiva solamente al cinema, e quindi un film aveva vita lunghissima perché o girava nelle sale o non si vedeva in nessun altro posto. Poi il film si è cominciato a vedere anche in televisione, adesso il film si vede dovunque, persino sul telefonino, non so con che gusto, però come dire, telefonino, tablet, iPad, DVD, ai tempi VHS, cioè è stato un graduale, come dire, diffusione del cinema attraverso più piattaforme e attraverso più supporti. Ecco, quindi adesso la gente fruisce del cinema quasi quotidianamente. La sala diventa e resta per me l'elemento più essenziale, ma non lo dico io, lo dà il conforto dei numeri. È anche il momento, secondo me, più bello in cui potere. Il cinema esiste perché è condivisione soprattutto di emozione.
c'è chi poi magari il cinefilo riesce a godere meglio in solitudine della visione del film, perché va a cogliere tanti aspetti, ma, diciamo, è una visione molto più specifica, molto più appropriata, ecco. Personale, perché va a sviluppare una serie di competenze. Stavo parlando della maniera di fruire del cinema. Già a partire dal VHS, per esempio, in casa con le mitiche videocassette si poteva fruire del cinema a un prezzo ridotto, a una qualità che cominciava a essere sufficientemente decente e per certi versi anche migliore di quella che c'era nelle sale degli anni 70, adesso invece è totalmente diverso. Lo sviluppo del digitale ha consentito intanto che la maniera di fare del cinema è passa quotidianamente attraverso tantissimi mezzi molto economici, cioè è facile comprare una piccola videocamera ma anche un telefonino per poter girare le immagini, poi scaricare un programma gratuito da internet e poter fare i montaggi, ecco. È cambiata la maniera di fare il cinema, però è diventata molto più specifica, molto più attenta, molto più sofisticata dal punto di vista tecnologico, poco meccanica, molto numerica, come dicono i francesi. Concludiamo questa intervista con una riflessione che parte da noi stessi. Tu hai compiuto 30 anni di cinema, dietro di te c'è uno splendido proiettore di 50 anni fa, ma noi due messi assieme non facciamo neanche 40 anni praticamente. Dunque, qual è il tuo rapporto con i giovani e qual è, secondo te, il rapporto che i giovani possono avere col cinema, e perché tu dai, per fortuna, questa grande importanza ai giovani? Lo testimoni il fatto che tu hai voluto il mio giornale in disepia qui. Ma io veramente non me lo sono mai posto il problema generazionale, nel senso che io ero ragazzo come voi e avevo amici di 60 anni. Per cui, come dire, non è mai stato un problema, io ho sempre avuto arricchimenti dalla gente che ho frequentato. Bene, ritengo di essere molto, ma molto attento in quelle che sono le dinamiche, fra virgolette, giovanilistiche, anche se è un brutto termine, in fatto di gusti musicali, in fatto di tendenze, in fatto di abbigliamento, in fatto di tutto. Ritengo di essere molto attento. Mi fa enormemente piacere che c'è gente che va ancora a recuperare il gusto e l'essenza del cinema, perché purtroppo adesso molti giovani vedono il cinema in maniera totalmente astratta e distratta, ecco, con poco approfondimento. Sì. No. Niente, per cui vi dico, cioè, sono io che vi sono grato proprio di questa ulteriore spinta, insomma, che ci avete dato. La confidenza che voi avete intanto con i mezzi e poi con i social network è diversa da quella che ho io, che utilizzo sì, ma utilizzo molto più per scopi professionali, quindi c'è una sorta di comunicazione quasi più istituzionale, la vostra è molto più spontanea, ecco. Ma anche nell'utilizzo di un nuovo tipo di linguaggio, quindi nel gergo, nella maniera di scrivere, eccetera, eccetera. Beh, su questo io mi sento un po' ancora accademico, ecco.